Buongiorno ragazzi, felice di vedervi, anzi di immaginarvi, e spero che stiate studiando, e lo spero per voi, non perché abbia ambizioni. Parliamo di Gesù, continuiamo a parlare di Gesù, stiamo proseguendo un percorso iniziato con la lezione del grande professore Giorgio Jossa, proseguita con le mie povere, confuse video lezioni della settimana scorsa, e oggi facciamo un passo ancora ulteriore, più di tipo interpretativo e meno contenutistico rispetto alla volta scorsa. Vi avevo anticipato che il nostro approccio sarà il più possibile interdisciplinare, cioè sintetico dal punto di vista della vostra competenza e della vostra preparazione. Vedete alle mie spalle una moderna lavagna. Questa lavagna contiene una serie di parole, la maggior parte delle quali sono certo che le conoscete. Illuminismo e romanticismo. Li avete studiati in letteratura, in storia, in filosofia. Vedete partire alcune freccette dall'illuminismo e dal romanticismo, che si sviluppano in altri concetti, forse meno, come dire, scontati. Nazionalismo, questione sociale, antisemitismo. Li faccio dedurre dal romanticismo, ma in realtà potremmo facilmente anche collegarci idealmente con lo stesso illuminismo. E poi la Shoah che si colloca come uno shock rappresentato graficamente da queste due lineette in uno sviluppo del pensiero e lo riporta a una riflessione molto, molto profonda e sicuramente non, come dire, non in sintonia con le premesse iniziali. Lo shock della Shoah porta a una riflessione, la riflessione della cosiddetta postmodernità, ma in particolare della filosofia e della teologia post Auschwitz. C'è qualcosa che cambia dopo la Shoah. Ecco, tutta questa serie di parole, che sono una semplificazione scolastica, ma serve a noi per capire un pochino meglio, sono il punto di vista attraverso il quale la modernità e la postmodernità guardano Gesù.